Zupsul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Adanai e oggi torniamo con la challenge Zodiac. Allora, eccoci qua, siamo qui da lui che, come vedete, è qui che sta facendo i versi del vampiro. Io non capisco per quale ragione, è assolutamente umano, giuro. Però vabbè, non so perché fa sti versi del vampiro. Comunque era qui che stava esercitandosi nei discorsi. Volume altissimo, abbasso un attimo. E anche il giorno dello scherzo. Però vai un secondo in bagno, tesoro. Basta esercitarti nei discorsi, perché effettivamente hai qualche bisognino tuo da dover sollevare. E stavo pensando, c'è sua madre. La sua madre viene praticamente ogni mattina. Non salta una mattina, ragazzi, veramente non ne salta una. Potresti farti una doccia calda e sensuale e andare a cena, perché no, fare colazione in caffetteria con insomma, come si chiama, Yasmin, con la cara Yasmin. Quindi le direi di mettere nell'otto attuale. No, oh, si è rotto anche il VC, allora aspetta, prima riparamelo. Ancora sto bug simpaticissimo. La madre che ci sta facendo? Scusatemi, ho visto che combinava qualcosa. I panni qui sono giorni che sono fuori tra la pioggia e tutto. È andata via sua madre. Ah, bene. Ripara. Non so, doveva andare a fare colazione, ma la inviteremo più tardi. Potremmo fare proprio un appuntamento, perché no? Invita nell'otto attuale. No, ho sbagliato, scusate. Ma non ce l'ho, chiedo un appuntamento. È troppo presto? Non capisco. Vabbè, viaggia con Yasmin appena hai fatto qui. Siamo arrivati, siamo venuti al McCafé. Una cosa molto semplice. Magari salutiamola dandole un bacio sul collo. Al momento i due non stanno insieme, lui non si sente ancora pronto per avviare una relazione. Però sì, adesso ti mando a mangiare, giuro. E visto il giorno dello scherzo, magari li facciamo anche un piccolo scherzo, la spaventiamo? Dai, spaventa. Vediamo come va lo scherzo. Guarda lì, buh! Vabbè, dai, alla fine ha sorriso. Ordina una bevanda da consumare sul posto e ti prendi, consigliato dal barista, e del cibo da consumare sul posto, perché non dei cannoli. Però ragazza, vai, ce la facciamo a prendere il nostro caffè? Carinissimo questo lotto, mi piace molto. Molto ben fatto, sembra effettivamente un McDonald's e McCafé. Ah, noi lavoriamo da casa, cosa dobbiamo fare quest'oggi? Iniziare un dibattito per la politica di sinistra o destra e discutere i cambi del quartiere con due vicini. Ok, vediamo se Yasmin arriva, lei si è messa qua. Allora, facciamo con lei subito carriera politica e debattiamo di politica, di destra, una a caso. Sono uscite anche, hanno avuto anche un altro appuntamento l'altra volta, è andata bene, ragazzi, devo dire. Raccontami una storia buffa, amichevole. Fai un brindisi, ma cosa? Chiediamo della sua giornata. Guardate lui come la guarda interessato. Lei non credo sia una vicina, sennò potevamo anche farlo. Vabbè, puoi baciarla però quando hai finito di bere il caffè. Ma scusami, ma questa è incinta? Perché a me sembra incinta? Incinta di Zack! No, scusate, io questa non me l'aspettavo. Dice Melly, addirittura un maschio e una femmina al primo trimestre. Ma santo cielo, ma... No, non ci posso credere. Abbiamo dei gemelli. Vabbè, ragazzi, al momento le faccio chiedere di convivere, perché ho bisogno che venga a casa mia questa crista.
Lui la bacia, infatti lei è nervosa oggi, ora capisco perché. E lui però non lo capisce. Sì, a questo punto, ragazzi, bisogna ci romanzo sopra. Però voglio decidere con lei, quindi ragazzi faccio questa cosa e torniamo. Quanto ha? 175.000 simoleon, cioè diventiamo ricchi sfondati con lei. Cioè, ragazzi, gli ho chiesto, avete visto? 177.000 simoleon, abbiamo un botto di soldi. Tantissimi. Questa non era neanche nello scenario, cioè, come cacchio faceva avere tutti questi soldi? Cioè, ragazzi, sono un attimino confusa. Tu, per favore, torna qui, porta qui Zachary. Vieni qua. Allora, vabbè, fingiamo, ragazzi, al momento lui non abbia ancora tutti questi soldi, siediti. Siediti pure tu. No, scusate, non ho preso veramente questa cosa alla sprovvista, no. Vabbè, ragazzi, fingiamo che lui ancora non gli abbia chiesto di convivere, lei l'abbia detto, guarda, bisogna parlare con te, condividi pensieri malinconici. Sì, però adesso, scusami, mamma, dovresti andartene, abbi pazienza, ma non è il momento che tu stia qui. Certo, ma ti vedo strana, cos'hai? Beh, sono un po' preoccupata perché ho ritardo, pare sul serio. Beh, sì, in realtà... Dirà lei, ho già trovato una risposta a lui, cioè, e ora lei ci dovrebbe essere, condividi la grande notizia, e non credo proprio che lui la prenderà bene, perché al momento neanche, ho fatto una conversazione profonda, lei farà un preambolo, insomma, dice, guarda, io non so come sia successo, però, ecco, e ora condividi la grande notizia, io aspetto un figlio, anzi due figli. Dio mio, raga, ma io non volevo dei figli da lei, cioè no, veramente. Aspetta, voglio vedere lui come la prende. Ma non capisco come l'ha presa. E gli fa uno scherzo. Questa è la reazione, ragazzi, allo scoprire che sta per avere due gemelli da lei. Lui ha perso il capo, insomma, ragazzi, è impazzito, cioè, non ho parole. Va bene, a questo punto lui, vabbè, ragazzi, dovete parlare assolutamente, in maniera seria, non fare il pagliaccio. Fate un'altra conversazione profonda, perché ora lui gli dirà, vabbè, a questo punto non me l'aspettavo, non era certo un figlio quello che io ora andavo cercando, in questo momento stavo cercando di avanzare nella mia carriera, di farmi una vita, ma non mi aspettavo, cioè non mi sentivo ancora pronto per questo passo, ma dal momento che è accaduto io voglio prendermi le mie responsabilità, per questo, insomma, voglio chiederti di vivere con me. E lei ovviamente accetterà, e le facciamo finta che insomma, vabbè, che vivrà qui da domani, ora ormai è qua, quindi vabbè, in realtà lei vive già qua, quindi cioè sì, guarda, allora domani vado a prendere le mie cose, resto qui, si fanno gli scherzi perché è il giorno dello scherzo, ma mi sembra che ci sia ben poco da scherzare, cioè ragazza, assolutamente no. E mi fa, beh, a questo punto gli dice lui, forse sarebbe il caso di provare a essere una coppia. Cioè, io non ho parole, lei è incinta, non... No, guarda, ragazzo, non sono allucinata. E se sono fidanzati ufficialmente. Non si possono sposare, quindi stanno solo insieme, cioè non è che... Allora, a questo punto lei, veniamo sul bisogno un attimo, perché lei entra a far parte della nostra unità familiare, viene qui, tutto sommato mi sembra che stia bene, non vedo l'ora di essere genitore, beato te, lui non lo so, convenzione profonda, lui no, non ha nessun desiderio a riguardo, no, solo il nuovo partner è felice e fiducioso, la nuova relazione è un evento felice per la vita degli insieme. Lui è un pochino scombussolato, secondo me. E verrà un attimo qua per chiamare sua madre. Chiacchiera con... Anzi, con suo padre. Credo che lui adesso abbia più bisogno di un sostegno maschile.
tu in tutto ciò hai fame, perché effettivamente là non hai mangiato, quindi vieni qua, fatti un... anzi, inforna dei bidolci al cioccolato, va, perché immagino che tu abbia le voglie della gravidanza. Dovrò sistemarle il look. E a questo punto abbiamo anche 177.000 Simon Leon, dovrò cambiare anche casa. Da una parte mi scoccia, dico la verità, perché non volevo avere tutti questi soldi già. Però vabbè, se ce l'ha, che facciamo? È incinta. Io, giuro, avevo fatto fichi fichi normale. Non era questa l'intenzione. Lui di qua ha parlato già con suo padre. Magari può mandare un messaggio anche ai suoi amici. Vabbè, facciamo questo, non a caso, e si confida con lui, va? Con Marcus. E gli chiederà di vedersi, perché secondo me lui è un attimino stralunato adesso. Non so se mi sentite, perché in effetti ho messo il microfono un po' lontano. Ok, ha mandato un messaggio a lui, a questo punto io credo che ci sia bisogno di... tra pochissimo ci sarà bisogno di sistemare la casa. Io lei vorrei mandarla anche all'ospedale per... No, non abortire, volevo mandare il secondo trimestre e possiamo fare la cosa lì, come si chiama? Medita, va, tu hai bisogno di meditare un attimo perché sei un po' sconvolto, giustamente. Intanto lei inforna biscotti. Ha un lavoro questa Cristiana? No, Yasmin non ha un lavoro. Cos'è? Maga dei computer? Che abilità hai? Tratti, ha un'aria aperta, malvagia, pessimista, benissimo, fa piacere. Vabbè, prenditi una porzione, guardati la TV. Sarai felicissimo, una Pasqua, stai per diventare padre, Zach, molto prima del previsto. Perché comunque io immagino lui sia anche molto giovane ancora, che abbia 22 anni più o meno, quindi insomma, non, certamente non era... Vieni a sederti qua accanto a lei e boh... Ah, fratello, sorelle, non credo. Però vabbè, parliamo, perché qui parleranno ora dell'organizzazione, devono un attimo capire. E secondo me lui disputeranno sulla carriera, perché lui inizierà il discorso, fa, ma forse dovresti trovarti lavoro una volta finita la gravidanza, che ne pensi? Lei dice, no, ma io... sempre, boh, non lo so, lei non so bene come ha campato non lavorando, però insomma, secondo me potrebbero discutere per questo motivo. Lei non vuole tornare a lavoro, lui invece vorrebbe che le ci andasse. Non avete disputato una ceppola invece, bene, quindi perfido, disputa della carriera. Dice, vabbè, adesso sei incinta, no, però poi dopo da soli, sì, va bene, abbiamo dei soldi, ma finiranno prima o poi se tu non lavori, non posso lavorare solo io. Guarda, ma io cosa pensi? Voglio fare la mantenuta? Te avevi solo 1000 simoleon, te ne ho portati un sacco e osi dirmi che devo andare a lavorare. Insomma, vabbè, quindi tutta questa grande discussione animata, come possiamo ben notare. Però ci sta che, insomma, alla fine... Sì, oh, secondo me dovranno cambiare casa i due. Riponi questi quando hai fatto. Guarda, fai una cosa, vieni a meditare pure tu. Ok, insomma, vi siete anche arrabbiati. Tu guarda, trova le componenti e butta via. No, questa cosa non me l'aspettavo proprio, non era nei piani, mi sta scombussolando. Io volevo fare tutta un'altra cosa, volevo semplicemente andare a colazione con lei. Non volevo che ne stesse incinta. Te, mi sa che è il caso che vai a fare jogging. Hai bisogno di uscire di casa. Lavati i denti e ripuliscimi, per piacere. Ma non sta meglio comunque. Torto marcio, bene, ha avuto anche torto. Ha vinto lui la discussione. Lui corre perché ha bisogno un attimo di schiarirsi le idee, deve un attimo capire quello che sta succedendo nella sua vita. È tutto stato un fulmine a ciel sereno, non se l'aspettava. Lui, ripeto, si aspettava una semplice colazione, per loro era una relazione leggera, senza impegno, senza tanti problemi, e invece si ritrova a essere padre tra poco. Bene, allora aspetta, parliamo. Guarda, anzi, possiamo visitare il bar, in effetti
con Marcus e Travis, perché no? Sembra bisogna un attimo di infilarsi anche su, con i suoi amici. Ok, è arrivato qua. Allora, il gruppo lo abbiamo, quindi direi di venirci a sedere tutti qua. Che lui veramente ora la dovrà presentare, dovrà dirle, cioè il padre già lo sa, deve dirlo a sua madre. E lui ha bisogno un attimo di alcuni consigli, quindi beh ragazzi, facciamo, fingiamo che stia chiedendo consigli della situazione. Ora ovviamente non c'è, chiede un consiglio sul dov'è? Conversazione profonda, ecco, Marcus, tu dove è andato? Chiediamo se ha figli, ecco, questo potrebbe essere attinente, ma vabbè, cioè, magari potrebbero dare dei consigli. Sono un genitore, sono entrambi padri, quindi le chiederà come, cioè, chiediamo a entrambi se sono single, se sono, per capire se hanno una relazione o se sono genitori single. Ok, Zachary è sposato e anche lui è sposato. E lui comunque lo vedo veramente devastato, cioè l'aveva conosciuta tra l'altro in questo bar. Ma no amore, non andiamo a cena al wedding venue, cioè cos'è, un messaggio subliminare? Amichevole, vediamo se ragazzi troviamo sto benedetto discutere dei cambi del quartiere, ma non lo trovo, quindi niente ragazzi, cioè, non c'è. Ma arrendo, lui è qui disperato, scusate i messaggi. Ordina bevanda all'happy hour, sì, credo che tu ne abbia bisogno, pigliati del vino, va. E lui stasera andrà, immagino, a cena con i genitori, perché gli dovrà, anzi andrà a casa dei genitori per metterli al corrente appunto della situazione, dovrà parlare con loro, al momento ancora non li presenterà a lei. Ed eccolo qua, allora abbraccia tua madre, abbraccia anche tuo padre. Allora, volevo fare una cosa, però voglio comprargli... No, ho sbagliato. Voglio acquistare benvenuto perenne, perché vorrei fargli fare... Perfetto. Voglio fargli fare la cena, insomma, almeno cenano insieme. Servi la cena. Fa una semplice insalata, perché insomma lui... povero Zach, è abbastanza... No, scusa, così, vabbè. Zach si è anche pure tagliato, tra l'altro... È veramente sconvolto perché non se l'aspettava. Vedete quanto è agitato? Vabbè che è un po' goffo, me lo immagino, ma ora particolarmente perché i genitori sono lì, non gli ha ancora detto nulla e non sa come dirglielo. E scusate gli interessi. Parla del tempo soleggiato, lui parlerà un po' a caso al momento. Cioè, no, guarda, ve lo faccio vedere in serata, mamma. Sì, ci tengo, sai com'è. E la madre sicuramente tornerà strano perché non è abituata a vederlo cucinare, insomma, non è proprio da Zach. Bello, sì, eccoci, appunto ci mancava, no? Una bella insalata condita al cerume. Buona, saporita. Un po' salata, magari un po' sapida. Eccoci qua, perfetto. Chiediamo della sua giornata. E il padre già lo sa, gli dice, beh, il padre cerca di spronarlo. Chiediamo anche della sua giornata e lui alla fine glielo dirà facendo una conversazione profonda. Se lo trovo, eccola qua. Poi possiamo fare... E niente, glielo dirà. Mamma, guarda, è successo qualcosa di imprevisto... stavo frequentando una ragazza ed è rimasta incinta. E la madre per me è sconvolta. Tant'è che secondo me... No, che se altri sim, no. Volevo un disputa. Vabbè, delle regole della casa. Fingiamo che sta, sua madre sta dicendo ma sei responsabile, ma non ti ho insegnato niente. Dovevi stare attento, sei giovane per un figlio. Insomma, io so queste cose, no? Dice, beh, comunque, magari lui cerca anche di mediare, dai, calmati, vedrai che è successo, Elizabeth, cosa vuoi fare? Ovviamente la madre ci sarà lo stesso, però, infatti secondo me la madre alla fine comunque ora magari riparleranno un attimo e gli dirà che comunque c'è, ci sarà sempre per lui, per dargli una mano, per aiutarlo con il bambino, anche questo gatto viene a mangiare.
cioè lei è un po', cioè, beh, ci sarò per te, però Zach, da te mi aspettavo più testa sulle spalle, cioè sei stato poco responsabile, fa mamma, è capitato, certamente non l'ho voluto, so anch'io che ero troppo giovane, dovevo pensare alla carriera, ma è andata così, che posso fare ormai? Beh, ormai poco effettivamente. Devi andare in bagno? Vai in bagno immediatamente, prima te la fai addosso. Lascia stare il gatto, vai in bagno. E sono, ecco, nostra madre ci ha visto, vabbè, saluta i tuoi genitori e torniamocene a casa. Ciao papà, grazie di tutto. Poi vi presenterò ovviamente anche Yasmin. E mi raccomando, se hai bisogno di qualsiasi cosa puoi contare su di me. Io sono il tuo alleato in questa vita. Ecco da chi l'ha presa sta cosa, lui è paranoico, si vede. Ma infatti, oddio, certo, ci può stare, il padre dice, ma sei sicuro che non l'ha fatto per, che sta cercando di carpire i tuoi segreti? Per la, magari è una spia russa, vuole scoprire qualcosa di più sul governo di Simlish, insomma, vabbè, ora ho detto la spia russa perché è il classico, però vabbè, insomma, russa o di chi cacchio ti pare. Allora, sciogliamo pure il gruppo e torniamocene a casa. Mi dispiace di averti attaccato, però anche lei l'avrà chiesto scusa, però comunque, vabbè ragazzi, cioè, è stata una notizia sciocca anche per i genitori, persino per me, che ve lo giuro non me l'aspettavo. Dovevo far liberare il contraccettivo, non l'ho fatto la seconda volta. E di nuovo a casa, ragazzi, lei che sta facendo? Lei è davanti alla TV, non ha fatto una mazza in pratica in tutto il giorno. È qui che guarda la televisione. Lui viene qui, la vede e gli terrà la mano perché dirà, dai, ho avuto modo oggi di metabolizzare un po' le cose, non siamo pronti forse per questo, ma vabbè, ve lo dico mentre lo dice, non siamo pronti per questo, ma affronteremo la cosa insieme. Abbracciala. E ragazzi, con questo abbraccio di buon auspicio, i due si ripromettono di andare a cercare casa. Io vi saluto perché a questo punto voglio farle fare a lei un makeover un pochino più sostanzioso, perché io gliel'avevo fatto proprio veloce, non intendevo aggiungerla alla famiglia, e gli farò una casa più decente alla scarica, ora vedo. Comunque, ragazzi, per questo episodio è tutto, ma c'è stato questo imprevisto che veramente mi ha scombussolato tutti i piani, cioè non... per cui nulla, vi do un grosso bacio. Se questo episodio vi è piaciuto lasciatemi un like e un commento qua sotto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e io vi do appuntamento la prossima volta per un nuovo episodio della Zodiac Challenge, che si sta facendo sempre più interessante. Subsol.